Ma lei è un clonato. È clonato. Allora, c'è qualcosa che non va. Praticamente Antonio è Viola. Ma se io le dico uè, curre, curre, guaio. Ah, della Namco è clonoa. Ma lei non sa niente, lei porta dei giochi che non conosce. Ma infatti è un gioco che voglio recuperare. Ma clonoa, che cazzo di animale Non lo capisci, si vede che è un coccodrillo. è? E nu coneglio, davelo pelo. Un coneglio, davelo pelo. È doppiato in italiano, tra l'altro, la voce di Clonoa è Carlo Reale. Davvero? Certo, fa ridere. Non può essere lui. E perché Comunque, lei ne Clonoa, capisce. porte a Phantom È un bellissimo gioco, uno dei giochi più belli secondo me. Hill. Io ho mai giocato. Poi ti definisci un esperto. Ma stai zitto. I doppiatori sono due, Clonoa che è doppiato da Carlo Reali, la voce narrante che è Luca Ward e il cattivo che è Dinelli. Davvero? Eh sì, ora lo sento. Inserisca il nome, si sbrighi e non scriva bene. Non c'hanno i numeri. Ma lei scrive di gay. Ma stia zitto, ma non ci sono i numeri. Però c'è la fi greca. C'è Di che è? l'omega. Oh, per due lettere che era il 94 non le posso mettere. Sta premendo cancella, faccio attenzione, non so neanche leggere. Il nome è corretto, glielo chiedono per dire ma lei c'è o non c'è. Spara. Come spara? Salta, spara. Ma lei o salta o spara, insomma. E che C'è anche il tipo A, c'è il tipo sono B. solo due Guarda tasti. l'audio. Ok. E lei non legge, Clonoa. Però no, è la porta di Antonio. È strano. Talvolta non riesco a ricordare i miei sogni, ma sono sicuro di averli visti. Dove vanno questi sogni? Ma ricordo bene questo sogno, come se lo vedessi riflesso in uno specchio. È una specie di gatto. Devo dire che la grafica è molto bella. Ma la grafica è 2D. È tipo Sì, ma Tombi. questi filmati, a cartone. Ah sì, ci sta. Il Col doppio. cappello di Pac-Man. Lei l'ha visto il cappello di Pac-Man? Il cappello di Pac-Man. E guarda io il cappello. Ah, è vero. Ma sono gli stessi creatori, no? Eh sì, è la Namco, ma lei non capisce niente, lei non sa niente di videogiochi. E Stia zitto. praticamente trova, ti spiego la storia, ha trovato sto anello e da sto anello nasce quest'anima che in poche parole diventa la sua puttana. Ah, ok. E al suo stesso tempo c'è uno che rivuole l'anello, suppongo. Sì, dice che ti picchiasti a me, di puttana, all'occhio io. Adesso spunta Carlo Reali con la voce e fa tipo io non credo proprio.
Caricamento o in corso. Tra l'altro a me fa ridere che questa palla che ti porti appresso nel gioco di volleyball è la palla con cui giochi. Ah sì. Allora, co cos'è questo? Viene dal picco della campana. Sembra che si sia schiantato qualcosa. È proprio come nei miei sogni. Andiamo. Clonoro. Che È tipo carino. un è tipo come Tombi, eh. Ma la barra nera sotto è proprio così. Eh certo, è fatto così il gioco. Visione 1 di 1, gli inizi del vento. Brezza vento, il villaggio Eolo. Allora, ma i tasti solo questi sono. E si torna indietro nella casa che c'è un segreto. Non è vero. Ma che fa? Tipo plana. È Tipo yoga. bellissima com'è. Allora, è tipo Tombi. Ho visto. Questo gioco è bellissimo. Allora, i nemici qui non si uccidono, non so come spiegartelo. Come no? Nel senso che se tu lo colpisci, diventano una palla e ti servono per saltare. Non già jumpy. Perché è lei che non sa giocare, il Buon problema è anno. quello. Auguri, Giwampi. Come salto? Ma Devi spostare la palla verso il basso e ti fa saltare. come si sposta? Quando c'hai un nemico, no? Senza. E Esplode. Ciao, The Good se. Factor. Aspetta, The Good Factor era. Ehi, buon fattore. Pubblicità. La vera faccia di Antonio lo scopriremo presto. Il 12 gennaio, se vuoi saperlo. 12 gennaio. Ma come si fa sta. Ah, ok. Ho capito. Che era ora. Ave giura, Caterico, Mi pare che The Good disoccupato. Factor è metri. Io mi alleno con queste palle. Detto così. Ora una buona sera e auguri, 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 angurie a tutti quanti. Che Io c'è? un Carinissimo sto gioco. Io l'ho adorato. Secondo me è uno dei giochi più belli della Play 1. Ma c'è da fare 100%, Sì, un sacco di roba. Ci sono i pezzi di puzzle, le gemme. ma è il caso di farlo, è troppo impegnativo. E non lo so, io ho giocato poco sto gioco, ma vabbè, tu prendi tutto quello che trovi senza stare a pensare al 100%, però giocalo magari se ti piace, con Certo, attenzione. certamente. C'è il tempo, cos'è quell'orologio che hai preso? Non so, non ringrazio. In basso cosa c'è? Tre cuori, un puzzle, e quello me lo ricordo, i pezzi di puzzle, e quel 42 sono le gemme che tu hai, e quel 3 saranno le vite, poi. Sicuramente. Dome completa Spiro senza saltare. Cioè, si può fare. Però sì, sono cose da provare. Comunque mi sono attrezzato per fare tipo speedrun con il timer per Spiro 2. Ma lei c'ha il timer a forma di mucca? Mucca Lola qui. Lì c'è la mucca. Già partiamo bene con la vita. Le gemme non sono collezionabili, penso, non so, però. Vabbè, quando Vabbè, finisci il. Poi tra l'altro questo gioco non ha come nomi dei livelli, livello 1, livello 2, visioni. la visione. Quindi ritornano gli. No, no, quelli lì proprio non li andiamo nemmeno a toccare perché è una speedrun dove noi andiamo solamente ad acquisire l'abilità del nuoto e subito dopo riusciamo direttamente ad arrivare al Ripto senza fare un cazzo con Ma lei è un glitch eccetera eccetera. E in pratica in una mezz'ora finiamo Spiro, una mezz'ora buona. Se mi va di comunque culo oppure anche 15 minuti. io ho già il titolo per la live di dopo, Quando? quella di Spiro.
Ma quello è Spyro The Night of the Dragon, cioè, attenzione, quello di stasera. Invece quello che dico io è l'originale che andremo so a fare. So già che ti promettere. Un'altra volta. Mi dica. Scrivi la tigre nel 2024. Io è vero. Halt, chi va là? Qui, qua su. Come osi attraversare la mia torre senza neanche salutarmi? Aspetta, fermo là. Ehi, moccioso. Non dovresti bazzicare nei palazzi. Oh, scusa. Scusa, accettate. Sono Baloo, il muratore. Hai visto la mia bella edificio? Il mio capolavoro. Le fisa. Come? Non la conosci? È la diva leggendaria che canta l'inno della rinascita. No, non ne ho mai sentito parlare. Ma lei non sa doppiare, lei che i nomi. E allora doppi lei, aspetta, ma tu abiti ti abbassano il grappa. Sì, ma solo per hobby. No, non ne ho mai sentito parlare. I ragazzi oggi. Vedi, ma fammelo doppiare a me, dai. Ma fammelo doppiare a me. Vedi quella torre laggiù, l'ho costruita per raggiungere il regno lunare. Sai, è laggiù che la vita le fisa. Silenzio! Vabbè, sti cazzi, sei troppo in ritardo. Andiamo avanti. Ma credo che dobbiamo... Eh no, aspetta, dai, ma vai con calma. No, non voglio andare con calma. Ma devi leggere, però. Stammi bene, grazie, a presto. Buona fortuna, Baloo. Dove non si doppia così, doppio meglio di santo. Guarda che è un'offesa. No, sta imitando Axion che mi corregge su ogni cosa. Sì, ma Axion è veneto. Eh sì. Tira i porchi. È vero, il timer che cazzo serve? Ma lei non sa niente. Tu porti dei giochi che non conosci. Praticamente i nemici sono infiniti. Alla Kirby che servono. No, non c'è un cazzo. Lei non sa neanche cos'è. Comunque, ragazzi, mi gira Wonder, Super Mario Wonder con l'emulatore. Guarda che non gliene frega niente a nessuno. No, gira bello fluido, è quello che. Però non lo voglio comprare. Ce l'ho solo provicchiato così il primo livello. È un gioco stupendo e lo voglio andare subito ad comprare per la Switch. Sì, c'è la Switch. Ora viene a piovere. E infatti Axion è da una vita. Ma se lo chiami arriva, di solito è così. Qualcuno mi ha chiamato. Comunque, devo dire che è un bel titolo, ma sto tornando indietro o sbaglio? Ma è proprio un Efesto. Un Efesto fante. C'è qualcosa che non mi convince, dopo che sono qui, che devo fare? Devi cercare la tigre. Ah, ho preso quello che gli serviva a quello, mi sa. È tipo Tombi. Sì, Tombi è pure uno di quei titoli che mi piacerebbe portare. No? Lì c'è la tigre. Peccato che non ha continuato Dark Souls. Dio la madonna. No, è bellissimo il comparto grafico e lo stile di gioco. È vero, ricorda molto Tombi. O Tomba. Visione 1 di 1 terminata. La tomba. Ma l'hanno tradotto così forse? No, perché visione, perché tutto considerato il mondo dei. Clonoa è il mondo dei sogni. Lei non sa niente, lei gioca tanto per giocarlo. Scusa.
Salviamo la partita. Sovrascrivere, sì. E sovrascrivere. E poi scusa, se uno vuole salvare la partita, è logico che vuoi sovrascrivere quei dati. Eh no, perché magari vuoi metterlo in un altro slot. Vede che lei non sa niente. Ma lei è uno slot machine. Gun. Lei è solo un machine, un sex machine. Che bello questo ambiente. E come vado lì? E come vado lì? Aspetta, forse ho capito. Ma lei l'ha mangiato il potechino? No. Non mi piace. Mamma mia, ma lei è proprio... Lei non ci piace niente. Lei mangia solo salsicce e peperoni. E anduia. C'è qualcosa che non mi convince. Io voglio andare lì perché libero... è libero. Secondo me c'è un'altra strada. Ma la paura fa 90 secondo lei? Ogni tanto. Comunque carinissimo, mi sta piacendo. E guarda là. Lo sapevo che c'è l'altra strada. No, mi piace tantissimo questo 2D, 3D che si mischia. Tutta colpa di Antonio. Ho tolto la tigre dal gioco nella versione beta. C'era. Ma Antonio ha chiamato lo sviluppatore per toglierla. Dopo che Antonio è un guastafeste. Ma lei ha rovinato la festa di Capodanno per caso. Eh sì, perché mi sono messo a cagare davanti a tutti. E allora uno fa i... Come avete passato tigre. Questo Capodanno? Vigilia. Con la tigre. E che Cristo fa? In famiglia. Avete seguito Rai 1 e Canale 5 per festeggiare. Rai 1. Anch'io. Canale 5 c'era Paolo Meneguzzi. Anche tu Rai 1, bene. Con Amedeus. Sì, lo Antonio preferisco. Sotto Canale 6. Bellissimo. Che fa Annalisa, vieni. Sì. Che gli ho detto, ma che fuoco. L'hanno dovuta interrompere perché porca puttana stanno per dire. Aveva riso il cazzo. Dove tu che hai usato? In che senso l'ho usato? Che cavolo era quello? Ah, Rai 1, Rai 1. Ma lei si rivede il Rai 1. Ma lei è un simbolo del Bermuda? No, un Bermuda più piano. Ah, vedi, lì c'è l'entrata. E qui dove porta? Lì c'è l'entrata. Ma la stasera non c'era Chris Stefano. Io ho scritto, ma è offline. E perché non vuole parlare con lei? Lo so. Dove dovremmo portare un nuovo Mario? Questo, porca puttana, hai ragione, Giampi. Il mod da tantissimo che Super Mario non lo porto. Dovrei fare Galaxy, in teoria. Lì c'è la Galaxy. Solo che io, la Wii... Simulatore Dolphin. Come gestisco? Sì. Eh? Sì, è quello. No, stavo dicendo. Come gestisco la... I tremori, queste cose qui. Vabbè, ci... Un sistema sicuramente si trova. Anche perché... Cracky, ho detto Marcus adesso...
Mario Galaxy l'aveva portato lui, cioè, con l'emulatore, e non ha avuto problemi. Ma sto coso lo devo spingere, vedo. Forse do, mi... E quella volta tu volevi andare via o eri bellissimo? No, ero bellissimo. Aia. Mi sento triplo, la finisci. Non è colpa di lei. Clonoa. Leader to Phantomil. Ma gli si gonfiano i coglioni a sto nemico, fammi capire. È volgare. Innamorarsi. Innamorarsi. Mi sa che ho saltato qualcosa, ma non so cosa. Eh no, ma scusa, come vado? Posso andare in avanti, no? Sì, in avanti. Mi sento decimo, Dome. In che senso ti sento decimo? Ah, con la voce? Ah, che io dico mi sento doppio. Ho capito, no, mo sto collegando, scusa. Perché lei è un idiota. Dopo che Antonio mi distrae. Pensa sempre a imitare Hopkins. Ma lei è triste? No. Oggi è uno, Sembra l'anno... Sembra ieri che era l'anno scorso. Mamma mia, ma lei lo sa che si meriterebbe di essere picchiato da una decina di gente. Jimmy Hopkins. Itch Jimmy, ma che è un livello 3D? No, 4D. Finalmente, eccoci arrivati al picco della campana. Ma è proprio una campana? Sì, deve essere la fisica. Ben fatto il gioco. Ma c'è mal di gola stasera. È un grande onore, Gadius, sua scurità. Le fisica. Ma si dice che la sua, la sua recitazione è incredibile, sua signorità. Cioè, lei proprio c'ha una voglia di vivere. Ma stia zitto, è la diva di cui abbiamo sentito parlare. Una diva. Non ti permetterò di salvare il mondo con il tuo stupido inno alla rinascita. Non c'è bisogno di una rinascita. Ti imprigionerò nelle tenebre e distruggerò il mondo. Ma come cazzo è questo? E basta. Bene, ora gioca. Dove si trova il pendente? Ma Sire, uno di... è strano, non riesco a trovarlo. Come? Mi stanno cercando. Hanno parlato di un pendente. Chi sono? Ah, Toro. Perfetto. Le fise nelle nostre mani. Gioca. Conto su di te. Occupati del resto. Ai suoi ordini, Sire. Ma lei ha cani in casa? No, che hanno intenzione di fare? Sembra un Pokémon, sì. Ma che cazzo di nemico è? Sì, c'è un nemico. Avvicinatevi, miei bei topolini. Ma lei è un porco. Gesù, credo che non abbia una scelta, già. Che abbiamo scelta. Vedo che abbiamo dei bei topolini molto gracili. Bene, mi occuperò di voi. Chi sei? Goku non lo sai. Oh là là. Oggigiorno i bambini non conoscono le buone maniere. Mamma mia, aspetta.
Peccato, allora devo darti una lezione. Gioca. Oddio. Che cazzo è? Allora di iniziare lo spettacolo. Primo boss. Non è che era Rongolango. Guardati le spalle. Rongolango. Oddio. Guardati le spalle. È un cameo per dirmi che è un cameo. È un indizio per dirmi che gli devo spaccare le spalle. Io le brucio come ad agosto sotto il sole. Le spalle belle. È una vaffanculo. Sembra un gambero. Ma lei è proprio uno shrimp. Sì, jumping. No, com'è? Oh, ma non riesco a prendere questo coglione. Possibile. Aspetta, com'era? Bouncing down. Alt F4 si risolve il problema. Oddio. Mister Arcobaleno. E non lo prende. Vedi, hai ragione. Purtroppo non fare le run difficili. Altre F4 era troppo easy. Azzo! Se colpivo la campana mi dà la vita. Ottima cosa. Ok, Bunching Tem è terminato, ce l'abbiamo fatta. Aspetta un po', questo non lo dimenticherò. È accaduto qualcosa, un pendente. Defisa di un pendente a forma di luna, chiediamo al nonno di cosa si tratta, ok? Ah, Clonova. Questa volta ce l'ha fatta. Cosa ha fatto? Questo è una stemma del regno lunare. Quale regno lunare? Si tratta del regno magico delle leggende. Clonova. E chi è quel tipo che abita nella torre? Sì, chi è? Ehi, il nonno. Ma il re... il nonno. Ma voi lo sapete? Ma voi lo sapete che i Simpson avevano previsto che Domenico faceva il canale return? Sì. C'è un episodio in cui c'è Homer che dice 2094 return, ma 8 anni prima che lei faceva 2094. Ma lei non ci credo. In ogni caso dobbiamo occuparci noi della situazione. Il foro manarolle. Tutto ciò. D'accordo, mi metto in cammino. Quindi adesso dobbiamo avvisare la nonna. Bouncing Tem. Regno lunare. Ma è vero che lei non ha amici? No. Quindi... ragazzi, ma voi lo sapete che Domenico non ha amici perché in realtà nella vita fa puzza. Ci puzza lui. È simpaticissimo, lo sai, con quello che dici. Lei... ci fa puzza. Lei sa di tropea. Allora, visione 2 di 1, giù nella foresta morente, Forlock il villaggio alto. Ma tropea ci sono gli estranei. No, purtroppo no. Io sogno che un giorno porti Kirby 64, che ma è un gioco che di... ho intenzione di farlo. Ma lo hai già giocato? No, però l'ho intravisto e mi ha colpito come titolo. È un Kirby stranissimo, che non ha... cioè Kirby non ha le abilità solite. Cioè le abilità sono temporanee, ogni nemico ti dà un'abilità diversa e tu puoi combinare le abilità. Azz. Se il primo quadrato mi aiuta pure, azz.
Bobba e Bobbo. Ma questo lo posso pure prendere? Ah, mi fa solo da... Ok. Clono. Arrivo. Faccio qui. E vaffanculo. Boy punch in cane. E vaffanbrogio. Ok, qui necessita di una chiave. Alza, il nome della legge. Un'intrusa. Intruder? Chi sei? Aspetta, sono clonato del villaggio Eolo. Vado a fare visita alla nonna Eolo. Ok, scusa Eolo, mi dispiace. Strani echi. Una cosa di immagine di una chiave. E qual è la chiave? Usa questa chiave. Bello, grazie. Ma solo una chiave per ogni porta. Indimenticabile. Ok. Allora, addio. Ci vediamo. Addio. 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 Non ci dobbiamo lasciare. Ma ehi. Io sono un coglione. Ok. Questo è il nemico che gli si gonfiano i coglioni. Ah, ho bisogno di una chiave. Ok. Sono come confezioni. Buon a sapersi. Un bel personaggio anche a livello estetico. Beh, forse quelle orecchie un po', però è caratteristico. E vaffanculo. Ma cazzo lo devo affrontare? Mamma mia. Però non ho capito il timing. Thank you.
pezzo del puzzle. Ovviamente questo mi raddoppia il punteggio. Ah sì, per due. Avete intenzione di proseguire? Sì, è il nostro piano. Impossibile. L'albero traghetto è seccato, quindi non potete avanzare. Vuol dire che siamo bloccati. Ma chi sei? Sono un il soldato dell'esercito della Brock. In missione ufficiale per incontrare la nonna di Forlock. Ma credo di essere bloccato. Di è accaduto qualcosa a Brock. Questo è un segreto di stato. E noi pensavamo che la nonna potesse salvare il nostro re in qualche modo. Il vostro re? Salvare? Niente, questo posto non è sicuro, quindi i bambini devono ritornare a casa. C'è qualcosa di strano. Devo su ciò che ha a che fare con Gavius. Bene. Perché non possiamo avanzare, forse faremmo meglio ad andare alla brocca. Andiamo. Quindi ha terminato sto livello. Quanti mondi sono? 1, 2, 3, 4. Oltre la cascata controcorrente il regno Brock. La cascata. Cosa? Ma scorre al contrario. Ecco perché parlo qui, non c'è più acqua. E perché gli alberi della foresta sono seccati. Ma come? Andiamo al castello. Yeah.